come si effettua questo tipo di pesca? Si effettua, come abbiamo detto, con delle canne, con un'azione proprio studiata per i calamari, un'azione morbida, canne sottili, molto leggere e sensibili, perché la toccata del calamaro è sensibile, quindi occorre un attrezzo che ci avverta del calamaro quando prende, afferra un attimo l'artificiale. In quel momento dobbiamo allamarlo, dobbiamo ferrarlo, e quindi la canna è necessario che sia una canna sensibile. Di misura abbiamo detto da 2 a 2,30 m sono le misure ideali, con gli anelli posti, vedete, molto ravvicinati per creare un'azione uniforme. In bobina imbobineremo del Dainima, del Dainima sottile dello 0,14-16, e collocheremo una girella per fissare la lenza. La pesca si effettua, diciamo, fino ai 50-60 metri. L'ideale sono le profondità che vanno da 20 a 35-40 metri, nei punti dove sappiamo che stazionano i calamari o dove c'è la presenza dei calamari. E è una pesca che viene fatta a movimento e poi fermarsi, movimento e poi fermarsi. Dobbiamo far animare l'artificiale. Col Dainima, essendo privo di memoria, riusciamo ad emettere delle vibrazioni sull'artificiale e fargli fare dei movimenti in acqua accattivanti, dopodiché il calamaro, incuriosito, viene e assale il nostro artificiale. Avvertiamo una leggera flessione, a quel punto effettuiamo un incoccio, ma non un incoccio vero e proprio, ma è una pennellata per allamare il calamaro. La canna si chiama Squid Stick e è realizzata in due misure, 1,80 m e 2 metri. Ha la parte terminale bianca per poter essere vista bene anche nelle ore notturne. Gli anelli sono tutti anelli in titanio della SIGAE. È un attrezzo veramente leggerissimo e sensibile per quella pesca. La Seika realizza già anche delle lenze già montate in tutti i modelli che abbiamo di artificiali. Queste sono lenze già pronto uso a 3 artificiali. Volendo possiamo anche raddoppiare la lenza, unire 2 lenze insieme e realizzarne una a 6 artificiali. Altrimenti vi è tutta la serie di gamma, dove ci sono artificiali in silicone con la superficie esterna in silicone, con una varietà di colori veramente notevole, artificiali in seta, sempre realizzati in silicone ma rivestiti con una speciale seta, tutti fosforescenti. Sono tutti artificiali fosforescenti da utilizzare anche nelle ore notturne. E poi anche qui, sulle misure più piccole, troviamo il modello solo in silicone e i modelli anche con la seta.